Sia una commissione d'inchiesta sulla crisi del settore bancario, Camera e Senato hanno votato l'istituzione di una commissione che guardi all'individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori al corretto e efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. 9 gli atti presentati, tra questi anche quello del Partito Democratico, dove compare anche la firma a favore del parlamentare aretino Marco Donati. E nel corso del dibattito è intervenuto in aula un altro deputato aretino, Maurizio Bianconi, di Riformisti e Conservatori, che ha rincarato la dose per quanto riguarda Banca Etruria, il cui fallimento sarebbe stato determinato dal giglio magico vicino al governo. Ho presentato 2 impegnative interrogazioni che descrivono il perché del fallimento di Banca Etruria, che ne determinano i colpevoli, che determinano un possibile disegno criminoso, che vedono persone di primo piano del governo intricate in questa vicenda, che vedono uno dei primi finanzieri d'Italia e d'Europa intricato in questa vicenda. Ma non ho avuto il piacere né di una smentita, né di una risposta, né neanche di un cenno di ricevuta. E in genere l'esperienza, ormai ne ho tanta, mi dice che quando succede questo e non ci si scandalizza, si ritiene che il silenzio possa far aggio a quello che è successo. Io non sono solito andare dalla magistratura. Non lo farò per adesso neanche in questo modo, in questo tempo, ma denuncio pubblicamente che il governo non ha risposto a 2 interrogazioni che determinano che il fallimento di Banca Etruria è stato determinato da Bini Smaghi con la complicità del giglio magico per far sì che Chianti Banca e Banca di Cambiano occupino tutto il territorio toscano, come Bini Smaghi ha dichiarato più volte alla stampa. È una denuncia grave, ci sono delle interrogazioni, c'è un governo che tace e un Parlamento che non gli sollecita, Presidente, una risposta di una cosa gravissima. Voi ve la sciancicate con le mozioni, poi quando c'è la polpa sparite tutti, perché usa così in Italia. Nel frattempo il Codacons ha presentato un esposto in varie procure d'Italia, tra cui quella di Arezzo, in cui si chiede alla magistratura di acquisire i nomi dei soggetti insolventi nei confronti delle banche.